Buonasera dagli studi di Medibo in Bologna, questa prima puntata del mese di luglio di Speed, un mese di grandissima intensità e credo di poter dire anche di tantissima tensione per il popolo ferrarista. Dopo il primo Gran Premio di questi quattro previsti per la prima parte di stagione che andrà a fermarsi alla fine di luglio con Silverstone che porta a 3 le vittorie Ferrari rispetto alle 7 Red Bull, che vede la prima vittoria di Carlos Sainz, ma vede una enorme, grandissima delusione da parte di un Leclerc con tutte le incognite del caso e gli interrogativi che seguono il Gran Premio. Errore Ferrari, scelte sbagliate, si poteva e si doveva fare in maniera diversa o giusto quello che è stato il chiamare ai box Sainz che poi ha vinto. Questo è uno dei punti chiave di questa puntata, ma non solo, perché abbiamo tantissimi ospiti e tantissime argomentazioni motoristiche da affrontare, ma noi come sempre apriamo con il direttore di motorsport.com Franco Nunes, perché sapevamo che con il ritorno delle piste classiche avremmo trovato non solo spettacolo, non solo agonismo, non solo qualità, ma tanta adrenalina. Penso di essere stato chiaro, Franco, credo che tu possa condividere questo ultimo mio discorso, perché io nel darti la buonasera ti passo subito la parola dopo Silverstone. Ciao Stefano, grazie, un caro saluto a te e a tutti gli amici che ci seguono. Allora, una Silverstone che ha dato delle risposte, una Ferrari che torna a vincere, una Ferrari che torna a vincere con la macchina sbagliata, non col pilota sbagliato, perché Carlos Sainz si è meritato la pole position, se l'è guadagnata con i denti, si è guadagnato anche la prima vittoria dopo 150 Gran Premi, e questo forse gli fa fare un salto di qualità che potrebbe anche diventare molto utile per quello che sarà il futuro della stagione Ferrari. Lo spagnolo magari si sarà tolto l'ansia di questo primo successo, di mostrare di essere in grado di diventare un pilota vincente. Ora va certamente in Austria con uno spirito diverso e gli stessi avversari lo guarderanno con un occhio diverso. Quindi da questo punto di vista perfetto, però Ferrari un autentico disastro, ma un disastro nel vero senso della parola, perché Mattia Binotto ha festeggiato come se la Ferrari avesse vinto un mondiale, tornando al successo per la terza gara stagionale contro le 7 della Red Bull, come giustamente hai detto tu, e hanno fatto una scelta che era quella di garantirsi la vittoria in una situazione di una safety car che è arrivata all'improvviso. Questa Ferrari così non riuscirà mai a vincere il mondiale, perché nel momento in cui si deve combattere bisogna tirare fuori gli artigli e diventare cinici esattamente come la Red Bull. E la Ferrari cinica non lo è proprio per niente, perché chi si sarebbe lamentato se avessero fermato entrambe le Ferrari per un doppio pit stop? Nessuno. Leclerc sarebbe rimasto in testa o alla peggio sarebbe finito secondo con le gomme soft che poi hanno montato gli altri, ma se Lewis Hamilton fosse rimasto fuori, come poteva essere, sarebbe andato in testa e sarebbe stato braccato come un topo dal gatto, esattamente come hanno fatto i piloti che erano dietro a Charles Leclerc ieri. Quindi una visione sempre della strategia come se perdere una posizione col cambio gomme equivale a perdere la gara. Non avere mai la percezione, come se l'esempio di Abu Dhabi non abbia insegnato assolutamente niente, con Max Verstappen che ci ha addirittura vinto un mondiale grazie al cambio gomme. Una Ferrari che poteva capitalizzare la giornata storta di Max Verstappen
e non lo ha fatto. Si accontenta della prima vittoria di Carlos Sainz. Ma questi errori, secondo me, nell'ottica di campionato si rischia di pagarli. Perché il risultato poi finale qual è stato? Un conto era lottare con Lewis Hamilton, un altro è trovarsi secondo Sergio Perez. I cinici hanno sfruttato la condizione al meglio e hanno messo quello che è partito, anzi, che al quinto giro si è fermato ai box per cambiare la rotta nel contatto con Leclerc e ritrovarselo secondo. Ecco dove viene fuori la differenza, come dicevi tu giustamente, di capacità strategica. Intanto c'è qualcuno che dice: ma le strategie le fa Binotto o Rueda? Rueda è spagnolo, ha simpatia per Sainz. È una battuta ovviamente, però evidentemente qualche problemino in casa Ferrari da quel lato lì c'è, perché ricordiamo ancora non più di qualche settimana fa Leclerc a prendere a pugni il volante mentre Sainz davanti cambia le gomme, quando in teoria si poteva gestire diversamente anche una gara che poi ha penalizzato alla fine il pilotino, il talentino Monegasco, che in questo momento poi alla fine ha poi soltanto 11 punti sull'Iberico. Di conseguenza, come tanti dicono, poi alla fine la Ferrari ha due piloti in lotta per il titolo, ma si potrebbe, guardando il bicchiere diciamo mezzo pieno, invece di là due piloti nessuno dei due vincerà il titolo. C'è qualche addetto ai lavori con i capelli bianchi che sottolinea che il vecchio Enzo Ferrari avrebbe detto: l'importante è che vinca la Ferrari, del mondiale piloti non mi interessa niente. Ma forse sono anche un po' cambiati i tempi. Il Drake purtroppo non c'è più da 34 anni. Cioè una situazione dove una Ferrari che rispetto ad un anno fa è tornata ad essere una macchina veramente competitiva, e lo abbiamo visto fino adesso in tutti i 10 Gran Premi, che forse alla fine qualcosina ancora regala alla Red Bull, ma è comunque in grado di sfruttare gli eventuali defaianza della formazione dei bibitari. Però, come dici tu Franco, cioè, se oggi non sei bravo a gestire anche nei 10 secondi di pensiero la scelta vincente, aver fatto la macchina vincente, avere almeno un pilota sicuramente da pole e da successo come Leclerc e un altro che sta crescendo, poi su Sainz apriamo un capitolo a parte, vuol dire che ti manca qualcosa come squadra. Cioè, chi è che sta sbagliando, Franco? Ma alla fine si dimostra una mancanza di maturità della squadra nella sua globalità. È evidente che la chiamata di pit stop arriva dal muretto e dalla parte strategica, ma è altrettanto evidente che appunto al muretto c'è anche Mattia Binotto. Quindi alla fine o lui copre la squadra per gli errori che ancora commette o comunque la responsabilità sta in capo a lui in queste situazioni, perché poi non si vedono nemmeno delle reazioni rispetto agli errori. Ieri, ti dico la verità, il tentativo di difendere la squadra dicendo che non c'era il tempo sufficiente per fare un pit per due macchine, beh, mi è sembrato veramente non debole, debolissimo. E vedere una Ferrari che non ha il coraggio di prendere delle posizioni in certe situazioni dimostra proprio lì la sua debolezza. Sì, anche Perché va diciamo. riconosciuta una cosa, Stefano, che questa squadra si trova a lottare con Titano, che è la Red Bull, perché la Red Bull continua a crescere gara dopo gara con modifiche che sono continue, incessanti. Per me, il budget cap è finito a Silverstone, sta storia qui non stiamola nemmeno più a raccontare, non perdiamo tempo perché le squadre hanno portato delle evoluzioni che sono impressionanti. La stessa Williams, ultima della comitiva, ha portato una macchina che è stata un secondo più veloce appena messa in pista, quindi salti clamorosi. La Ferrari, che nella storia ha sempre avuto dei problemi nel mantenere la corsa dello sviluppo, è al centesimo, al decimo a mantenere il passo con la Red Bull. Addirittura abbiamo visto una Red Bull che ha copiato un pezzo del fondo della Ferrari, segno che quella famosa convergenza verso la macchina che va più forte, che abbiamo indicato dall'inizio della stagione, è in corso, ma non va tutta in una direzione. Qualcosa viene copiato dalla Ferrari, preso dalla Red Bull, qualcosa la Red Bull sta prendendo dalla Ferrari. Segno che c'è una stagione non aperta, apertissima. E Ma questo è se poi. quello che
Questo è quello, Se poi scusa si fanno Franco. gli Prego, prego. autogol, no, se poi si fanno gli autogol, poi non si può lamentarsi. Questo è evidente, il paragone col mondo del calcio ci sta tutto. Franco, eri stato fra quelli che avevi ricordato che sarebbe stato molto importante vedere l'applicazione e la resa delle diverse situazioni di sviluppo che tanti team avrebbero portato a Silverstone. Alla luce di quello che tu hai detto, anche di questo scambio di studi sulle vetture degli altri che stanno facendo sia le prime due del mondiale adesso, ma anche gli altri team. Ti chiedo chi secondo te ha lavorato meglio in questa fase, cioè per esempio di quello che abbiamo visto di nuovo a Silverstone, di quello che voi come motorsport avete sempre con grande attenzione e delicatezza di occhio raccontato, chi secondo te ha visto speso meglio la propria parte di budget nello sviluppo grande che tante squadre hanno presentato a Silverstone? Ma sai, di novità ce ne sono state veramente tantissime. L'Alpine ha cambiato le pance dopo essere andata a Barcellona a inseguire le forme della Red Bull, si è presentata a Silverstone con uno scavo nella parte superiore e questo è chiaramente un indirizzo. Ma di macchine cambiate, l'ho detto prima, c'è stata la Williams che ha fatto una macchina completamente nuova, ha abortito i concetti del progetto simile alla V13 Mercedes, a riprova che quello è un progetto che alla resa dei conti non riesce mai a sfruttare il meglio del suo potenziale, si è orientata verso la Red Bull e con quella configurazione, con quel disegno, è arrivata immediatamente a fare un secondo meglio. Un secondo in Formula 1, Stefano. Oggi è veramente una enormità, vuol Esatto. dire che la macchina è in grado poi di ambire a quel centrogruppo e schiodarsi da quell'ultimo posto in classifica. Quindi sono cambiamenti, devo dire, molto importanti. Ma la Ferrari, dissimulando un po', perché loro tendono sempre a non dare valore ai cambiamenti, si era strombazzata l'ala posteriore, che si era già vista in Canada sulla macchina di Leclerc, ma qui si sono viste tantissime cose. C'è stato un affinamento del posteriore, c'è stato un affinamento sotto la bocca dei radiatori con un passaggio di aria verso il fondo, più indirizzato. Quindi un grossissimo lavoro, non evidente, perché evidentemente è valido il concetto di partenza. Quindi si tratta di affinamenti alla ricerca della prestazione. Quindi Ferrari e Red Bull sviluppano quello che già era nato bene, Mercedes sta praticamente un po' stravolgendo quello che era il lavoro di partenza e devo dire, almeno su Silverstone, poi vedremo da Spielberg in avanti il riscontro, come hai detto tu, sia dal punto di vista cronometrico che prestazionale, anche spettacolare, è stato evidente ed importante, quasi avessero anche risolto i problemi di porpoising, che in realtà a Silverstone l'abbiamo visto meno un po' in tutti. E non so quanto questo possa essere stato determinato anche dal tipo di asfalto, dal tipo di pista, dal circuito e via dicendo. Quello che mi viene da chiederti, perché adesso ti faccio fare un salto in un altro argomento delicatissimo, poi torniamo ad analizzare la gara. Silverstone è partita col botto, poteva anche essere l'ennesima situazione drammatica che abbiamo sfiorato negli ultimi anni, effettivamente dal 94 in qua, tu sai meglio di me quanto è stato fatto per la sicurezza in Formula 1. Oggi abbiamo una situazione drammatica con una roll bar che salta e per fortuna un halo contestatissimo quando è nato, ma che ha già salvato almeno in un paio di occasioni la testa dei piloti, che ha fatto l'ennesimo capolavoro. Per un doppio scontro da quasi imprevedibile, impensabile, una carambola pazzesca che vorrei che tu per un attimo cercassi di farmi leggere bene, far capire un po' a tutti, ma poi per andare sull'argomento sicurezza e cosa ancora secondo te bisogna fare. Queste macchine sono sicure? Sono troppo grandi? Va modificata ancora qualcosa, Franco? Allora, intanto cominciamo con cambiare l'approccio. Non usiamo più la parola miracolo, Ok, perché quando una giusto. macchina, quando un pilota esce incolume dall'immagine che state inquadrando, stupenda, del fotografo che era alla curva 1 e poi ha fatto in tempo a scappare via prima che l'Alfa Romeo gli arrivasse addosso, non credo che dobbiamo, parlare di miracolo. Semplicemente la situazione di sistemi che stanno funzionando molto bene. E
tu hai messo in evidenza il fatto che sulla Alfa Romeo del cinese Zhou si sia segato in due Roll il bar. roll bar. Il roll bar è verissimo, non dovrebbe staccarsi, però è anche vero che è stato arato per un bel po' sull'asfalto con la macchina a ruote per aria e di solito deve reggere una certa forza misurata durante i crash test per 10 secondi. Allora, l'incidente ovviamente non è durato 10 secondi, ma l'impatto è stato decisamente ad altissima velocità, erano oltre 200 km all'ora quando la macchina è decollata. E il primo impatto a ruote per aria, quindi con il roll bar che è stato il primo elemento a toccare terra, beh, c'è stato un botto non di poco conto. Dopodiché, la macchina ha cominciato a ruotare come uno yo-yo proprio intorno al punto di fulcro che era il roll bar. Quindi ha fatto quasi un 360, dopodiché il roll bar se n'è venuto via e la macchina si è seduta, consentimi il termine, sull'alo, bene che ci fosse, che ha permesso a Guan Yu Zhou di continuare questa carambola verso la sabbia e uscire da questo incidente praticamente incolume, perché si è fatto più male Albon andando a sbattere contro il muretto per la tamponata di Vettel quando questi aveva rallentato, che Guan Yu Zhou, che ha avuto una grossissima difficoltà a uscire dall'abitacolo della sua C42, perché dopo essere volata sopra le reti, si è praticamente incastrata fra la rete di protezione della pista e le barriere e il triple guardrail. Quindi devo dire, tutto ha funzionato dal punto di vista della sicurezza al meglio. L'Alfa Romeo è l'unica macchina che ha un roll bar che ha la forma lama, non ha un triangolo come tutti gli altri, quindi che scarica molto meglio la forza, ma un elemento unico centrale. Ecco, forse si potrebbe vietare l'uso della lama e andare tutti nella direzione del più tradizionale roll bar triangolare. Però non mi sento di dare grandi accuse all'Alfa Romeo per l'incidente che c'è stato. Anche il roll bar ha contribuito a scaricare l'energia cinetica dell'incidente. Ecco, questa immagine è sconvolgente. Si vede quando dicevo la macchina accatastata fra le reti e il guardrail. Situazione certamente difficile, molto complicato per quello che riguarda i commissari di percorso e i medici intervenire per cercare di estrarre il pilota, però Guanyu è venuto fuori senza difficoltà. Li vedremo tutti e due a Spielberg, secondo te, sia Albon che lo stesso pilota cinese? Io credo che li vedremo sicuramente a Spielberg, poi vediamo se Albon avrà il fit to drive, visto che ha dovuto passare una notte in ospedale a Coventry per i controlli del caso. Non dimentichiamocelo, le macchine normalmente sono fatte per assorbire un urto e poi assorbono. Albon con la nuova Williams che è andata distrutta ha picchiato frontalmente contro il muretto al lato destro della pista e poi è stato preso da altre due macchine. Quindi anche lui ha subito molti contatti e bisogna vedere se a distanza di una giornata. Io credo che oggi tutti e due saranno doloranti in ogni parte del corpo e probabilmente avranno anche i segni delle cinture, come tutti quelli che fanno incidenti importanti si ritrovano sul corpo, però c'è qualche giorno per recuperare. Non solo, ma soprattutto il bello di sapere che torni a correre, che direi che è la cosa più importante. A tal proposito, una sfumatura che tutti hanno colto e che porta questi piloti che in tanti momenti consideriamo quasi degli eroi marziani, la corsa di Russell a vedere un collega per capire come sta, ti fa capire come al di là delle capacità di diventare di ghiaccio durante la gara, sono dei giovani ragazzi privilegiati per certi aspetti, ma che hanno una grandissima umanità, una grandissima sensibilità e capiscono bene quello che stanno facendo. È stato un bel gesto.
Non c'è dubbio che sia stato un bel gesto. Eccoli qua inquadrati entrambi. No, questo è Guan Yu Zhu, immagino. Esatto. Reazioni umane, logiche. Russell ha visto scomparire la macchina oltre le barriere e giustamente si è preoccupato. Quindi un bel gesto dal punto di vista umano. Non ha badato a prendere la macchina e provare a rientrare ai box, cosa che avrebbe potuto fare. Al regolamento poi Joe Bauer gliel'ha vietato, perché devi rientrare con i tuoi mezzi in pit lane per ripartire dopo una bandiera rossa. Evidentemente il cuore ha avuto un peso maggiore rispetto a quella che è stata la logica di pensare alla gara e all'idea di far ripartire la macchina, perché non dimentichiamoci, anche Ocon aveva la sospensione anteriore distrutta e i bravi meccanici dell'Alpine sono riusciti a ripristinargliela completamente prima della ripartenza. Per cui Ocon è riuscito a prendere parte alla gara e rovinarla a Charles Leclerc. Perché secondo me lì c'è stato di nuovo un aspetto che non va bene. Ocon, quando capisce che la macchina non è più in grado di riprendere, deve accostare nella prima postazione segnalata di rosso, che indica laddove c'è un'apertura nelle protezioni, per mettere la macchina in sicurezza senza correre il rischio di dover mettere la safety car. Qui la safety car ormai è diventata uno show strumento che cambia poi i risultati finali, e su questo bisognerebbe discutere, perché se il signor direttore di prova avesse sanzionato Ocon, alla prossima gara uno che fa il furbino non lo troveremo più. Assolutamente sì, altro aspetto giusto, perché poi Leclerc, che fra l'altro mi sembra che per certi aspetti stia un po' così, richiamandoci a certe situazioni sfortunate di Barrichello, è un paperino più forte di Barrichello, ma quest'anno sicuramente la fortuna per il momento non lo ha accompagnato. Facciamo un attimo una carrellata su Sainz prima di guardare la gara nell'insieme, anche da parte degli altri piloti. Ti chiedo, allora, il sabato va in pole, riesce a ottenere un ottimo giro, è fra virgolette forse anche un pochino fortunato, perché Leclerc nel momento in cui si gira e sta facendo il tempo, poi costringe anche Verstappen ad alzare il piede, quindi uno si gira, l'altro deve abortire il giro. Alla fine Sainz, con un giro tranquillo, fatto bene, senza sbavature, si trova una pole che fra l'altro anche dal punto di vista emotivo fa vedere di apprezzare, ma sembrava molto molto più concentrato sulla gara che non sulla pole, che era comunque la prima sua per quanto riguarda il discorso Ferrari. Pronti via, due partenze, della prima sembra un po' morbido, tanto è vero che Verstappen passa. Nella seconda, quasi come stuzzicato dall'orgoglio, ha quella partenza che secondo me in Formula 1 dovete avere sempre, che ha Hamilton, che ha Leclerc, cioè mi è sembrato molto più battagliero, tant'è vero che tiene la posizione. Poi dopo pochi giri, con un Verstappen che evidentemente ha qualcosa in più di lui, sente la pressione, fa un lungo. Poi c'è stata tutta una serie di situazioni per le quali anche scambio di opinione con i muretti. Poi la questione chiaramente del cambio gomme che tu hai stigmatizzato prima, finché non finisce in crescendo con le gomme giuste, con una macchina performante che comunque è stata perfetta per lui nei tre giorni, porta a casa la prima vittoria in carriera, meritatissima per il pilota nell'insieme. Però io ti chiedo se questo pilota lo troveremo, al di là dei numeri, dei successi che avrà, fra quelli che segneranno delle pagine importanti, o se un buon secondo alla Barrichello, alla Massa, per fare due nomi che tu conosci bene, con qualcosa in più. Allora, io comincio l'analisi dicendo che abbiamo criticato Sainz nelle situazioni nelle quali ha commesso degli errori nei momenti topici che hanno rovinato la sua prestazione. Nel weekend di Silverstone ci ha dimostrato che è in grado di capitalizzare quello che è il massimo risultato. Quindi questo è un punto fermo, una dimostrazione, e sono convinto che nella maturazione del pilota, sebbene il primo successo sia arrivato solo al 150esimo Gran Premio, gli farà fare un salto di qualità. Quindi prima parte della risposta. La Ferrari si ritrova una coppia di piloti certamente più forte. Questo cosa vuol dire? Che bisogna aprire la battaglia ai due, e sebbene sia pochi punti Carlos da Charles,
deve entrare in lotta anche lui? Assolutamente no. Eccoci. No, no, cioè si perde il mondiale, si può fare, ma si perde il mondiale, perché la Red Bull ha un pilota e poi dopo, quando servono le situazioni, porta Perez a vincere, Perez da ultimo a essere secondo. Questo è il massimo sfruttamento che deve essere fatto dal pilota che deve supportare il compagno di squadra a diventare campione del mondo. E fin tanto che questo discorso non sarà chiaro a Maranello, beh, il rischio di perderlo il mondiale è molto molto grande, anche se ci sarà l'opportunità di avere la macchina più competitiva. Questo è un po' il quadro che conferma quella che è la sensazione di un pilota che probabilmente da questo Silverstone può fare un altro step per la sua carriera, per la sua sicurezza come professionista, a tutto vantaggio della squadra. E l'altro aspetto che ti chiedo, non stiamo a guardare la classifica, sappiamo bene che sono pochissimi punti rosicati da Leclerc a Verstappen, Perez è ancora secondo, 2 Red Bull, 2 Ferrari e 2 Mercedes nei primi 6 posti della classifica piloti, a conferma che gli altri fanno un altro sport, al di là di quello che è lo spettacolo che è stato garantito ieri, e una straordinaria gestione tattica della Red Bull, l'abbiamo sottolineata, vista col secondo posto di Perez, che secondo me, non so se sei d'accordo, sta facendo forse la sua miglior stagione in Formula 1, almeno mi sembra in grandissima condizione, e non si smentisce mai Alonso, che al di là dei suoi annetti, quando c'è da lottare, ed è stato bellissimo vedere nel finale come andava a cercare di tampinare quelli davanti a lui. E per il resto direi che va sottolineato il doppio arrivo in zona punti della Haas. Sì, i primi punti in carriera di Mick Schumacher, che andando a stilettare Max Verstappen all'ultimo giro, che gli ha detto stai al tuo posto, a momenti gli stava tirando una ruotata, e credo che incredibilmente in quel momento i 4 punti di Mick Schumacher valessero molto più i punti che stava mettendo a repentaglio Max Verstappen per quello che può essere il prosieguo della carriera. Devo dire che Mick ha fatto vedere una gara finalmente consistente, con una macchina che dovrebbe più o meno regolarmente essere a punti. Diciamo che Magnussen è arrivato decimo, un punticino l'ha raccattato, ma l'ho raccattato più semplicemente perché davanti si sono fermati veramente in tanti. Quindi questa è un po', diciamo, la lettura di questa gara. Franco, siamo in saluti, però l'ultima domanda è, visto che Spielberg è dietro l'angolo, andiamo in una cornice splendida dal punto di vista della natura, abbiamo una storia di Zeltweg legata alla Formula 1, negli ultimi anni è diventata la patria di Red Bull, è casa Red Bull in questo caso qui. Ferrari l'avevamo presentata come a Silverstone in trasferta calcistica in casa Mercedes e Red Bull, qui siamo proprio a casa della squadra di Verstappen e di Perez. Le caratteristiche del percorso, anche se spesso siamo stati in questo spesso e volentieri contestati e confutati dalle situazioni, potrà essere una gara bilanciata così, con l'incertezza che abbiamo visto qua, o secondo te qui verrà fuori quello che sembra ad essere in questo momento un fantastico bilanciamento, balance della Red Bull? Per me sarà una strepitosa battaglia bilanciata, con a livello di tecnica mi sembra con pochissime differenze, se non sbagliano l'assetto con cui una dei due arriva a Red Bull Ring, ma non mi sembra, mi sembra che anzi la Ferrari appena viene messa giù va subito forte, e conterà A, l'affidabilità, B, la testa dei piloti, C, la freddezza dei muretti. Non so quale dei tre elementi diventerà determinante nel risultato. Credo che se si sbaglia una delle tre cose, beh, si va a casa, e a seconda chi sbaglia si apre un mondiale o finisce un mondiale. Quindi la Ferrari deve continuare il suo cammino vincente, ma deve rimettere a correre il cavallino rampante giusto, che è Charles Leclerc. Non me ne voglia papà Sainz, al quale voglio molto bene, ogni tanto ci sentiamo, so che si offende quando
diciamo che Leclerc ha più talento naturale, dicendo voi non avete ancora capito mio figlio, però siamo a una svolta della stagione e tutta la Ferrari ha da guadagnarsi se si arriva alla fine a un risultato che questa macchina merita. Noi lo aspettiamo e ci auguriamo che quello che tu stai sottolineando sia proprio sentito in casa Ferrari per capire come ottimizzare tutto il lavoro, che mi sembra franco di poter dire che negli ultimi anni è diventato veramente delicatissimo nel creare un meccanismo perfettamente funzionante in ogni sfumatura. Cioè è una Formula 1 sempre più sofisticata, ma direi con un impatto anche psicologico e mentale che forse una volta guardavamo un pochino meno, potrebbe essere. Ti voglio dare una chiave di lettura politica, Stefano, di cui si è parlato poco. Noi abbiamo registrato il lamento di Russell e di Lewis a Baku per il porpoising. Esatto. Scoppiò un caos, la federazione intervenne scrivendo una direttiva tecnica che avrebbe controllato le altezze, i movimenti delle sospensioni, la frequenza dei saltellamenti e quant'altro. Bene. Quando si è arrivati al dunque in Canada, il pezzo di carta l'hanno appallottolato e l'hanno buttato via, capendo che non si andava da nessuna parte. Però, noi dicemmo, se ti ricordi, la commentammo dicendo: ah, che autogol della Mercedes, perché hanno innescato un meccanismo che alla fine li punirà, perché sono quelli che ne hanno di più di porpoising. Manco per niente. Perché che cosa è successo? A Silverstone è venuta fuori una proposta di un'altra indicazione tecnica e lì non si cerca di ridurre il porpoising, si dice che ci sono macchine, guarda caso la Ferrari e la Red Bull, che riescono a far scendere di più e meglio rispetto ai limiti del regolamento il fondo, guadagnando downforce. Quindi la federazione vorrebbe intervenire per mettere tutte le macchine alla pari. Da chi è stato ispirato questo concetto che va verso la direttiva tecnica? Lo puoi capire da solo. Credo che sia evidente che arriva da casa Mercedes. Quindi quello che Esatto. sembrava un autogol in realtà sta diventando uno spingere la federazione a intervenire in un certo punto. Adesso il malizioso lo faccio io. Ma perché lo fanno solo sul fondo e non anche sulle ali anteriori che in mondovisione vediamo che flettono e vanno molto oltre quelli che sono i controlli statici? Domanda. Perché lì si colpisce chi? Forse la Mercedes. E allora qualche domanda dobbiamo farcela. E sarà. Chiudo dicendo che Ferrari e Red Bull ai controlli statici delle verifiche sono perfettamente regolari, per cui le macchine che stanno andando in pista sono a norma. Che poi la loro interpretazione sia fuori dallo spirito del regolamento, sono d'accordo, ha ragione la FIA, deve trovare il modo per intervenire, ma un direttore tecnico che sta facendo una delle 10 macchine mi ha detto: vedrai che anche in Francia, quando partirà questa seconda direttiva tecnica, vedremo appallottolare una bella palla di carta. E questo vuol dire che al di là di quello che noi vediamo in pista c'è una seconda parte di mondiale che si gioca nei box ed è tante volte molto più difficile da leggere e da intuire se non si ha la giusta capacità di lettura analitica che Franco Nunes e tutto lo staff di Motorsport ci regala settimanalmente. Ci sentiamo dopo Spielberg. Un abbraccio, grazie Franco Nunes. Ciao Stefano, un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Grazie mille, noi andiamo in pubblicità e poi un altro big del motorsport internazionale in collegamento con noi. Torniamo subito. Potete chiamare Minardi che c'è.
Torniamo in onda con questa puntata di Speed. Vi abbiamo anticipato un secondo ospite di grandissimo prestigio internazionale. Io vedo se è già collegato con noi Giancarlo Minardi durante una riunione e l'altra all'autodromo di Imola. Ci sei, Giancarlo? Eccolo qua, vediamo intanto, vediamo che Skype c'è. Adesso vediamo di riuscire ad inserire anche il viso del presidente dell'autodromo. Dovrebbe essere reduce da Vallelunga. Io Non ti so vedo se benissimo, ti tu vedo mi vedi, benissimo. noi ancora no, quindi dipende da noi evidentemente. Non so, Adesso io... tu mi stai vedendo e mi senti, giusto? Benissimo, benissimo, ti Ok, sento. allora se non è una cosa video da cliccare, non so se da te o da me, Io intanto sono... Ah, si è rispento, perché si è aspetta, spento? ok, eccolo qua, perfetto. Avevo spinto bene, ma si vede che sono... Va benissimo Giancarlo, ti vediamo fresco, riposato dopo 3 giorni di vacanza, non credo, giusto? Ma è stata abbastanza intensa, anche a Vallelunga ci sono state molte riunioni, il caldo 38 gradi, per fortuna poca umidità, però insomma è stato pesantino. E purtroppo con la vecchiaia faccio fatica a recuperare il lunedì. Vabbè, siamo qua. Tu sei informissima, restiamo su Vallelunga, mi dici che riscontri hai avuto dal punto di vista sportivo, al di là di quello che sono stati gli impegni di natura burocratica, gente, Ma... risultati, gare e poi Allora. l'occhio, come sempre tuo, importante in proiezione sul Formula 4, che se non sbaglio ha rivisto Kimi Antonelli bissare diciamo, il capolavoro di Spa vincendo praticamente dappertutto. Ma praticamente sono tre eventi che fa 3 su 3. Qui addirittura Vallelunga ha fatto 3 pole position e 3 vittorie, per cui direi che si sta involando verso un successo finale. Io ero lì in modo particolare appunto per la Formula 4, per Kimi, che a noi come federazione ovviamente interessa ed è uno dei piloti sotto l'egida di ACI Sport, e poi tante riunioni perché a breve ho un incontro a Ginevra con la nuova presidenza della commissione Formule, e quindi stiamo buttando giù tutto quello che è migliorativo, o speriamo sia migliorativo, su quello che è la Formula 4 in particolare, o la Formula Regional, che fanno parte appunto del mio nuovo incarico. Quindi è stato un weekend abbastanza intenso, ovviamente con soddisfazione vedendo Andrea Kimi Antonelli fare l'Unplanned, un ragazzo al quale crediamo molto come federazione, anch'io in modo particolare, io e la mia famiglia ovviamente. Quindi abbiamo fatto un lungo weekend molto caldo. Giancarlo, prima di andare a Silverstone velocemente, perché sappiamo che sei super impegnato, il talento di Antonelli direi che è evidente e non è un caso che anche Mercedes, se non sbaglio, abbia messo gli occhi addosso al ragazzo già da qualche anno. L'esperienza tua, e non dimentichiamoci del management gestito da Giovanni Minardi sul ragazzo, conferma quanto questo sia importante. Mi verrebbe da chiederti in chiave affettuosamente polemica se è perché c'è solo lui, o se effettivamente lui ha veramente una marcia in più, cioè il livello degli altri partecipanti quest'anno al Formula 4 com'è secondo Giancarlo Minardi? Ma c'è una bella competitività, lo dimostra il fatto che in mezzo secondo ci sono 12-13 macchine, che in questo momento la prima la sta facendo da padrone. Il suo avversario principale è un certo Câmara, che viene dalla FDA, quindi un pilota seguito dalla Ferrari, brasiliano, che aveva iniziato molto bene, ma credo che Kimi non si sia fatto intimorire. Io mi ricordo la prima gara qui a Imola, dove ha fatto un qualche errorino, e mi ha detto: "Non ti preoccupare, ho capito tutto. Ci vediamo alla prossima gara." Di lì è iniziata una salita che oggi lo vede saldamente al comando. Poi è chiaro, il campionato è ancora lungo, però lo vedo tranquillo, sereno, non commette più errori. E il campionato è un campionato tosto: c'è il figlio di Wurz, ci sono 3-4 piloti che viaggiano più o meno sugli stessi tempi, sugli stessi centesimi. Mi permetto di dire che forse lui fa la differenza. Quindi questo già è un bel segnale anche per quello che è il motorsport italiano, che tu. Ma guarda, Stefano, il rapporto, o diciamo quello che mi ha fatto capire che questo ragazzo era diverso, è iniziato addirittura 7 anni fa in un Summer Kart
fatto dalla federazione, dove era ancora un bambino di 8 anni. Eravamo io e Giovanni a Salmo e abbiamo visto che quel ragazzo, rispetto a tanti altri, aveva delle differenze. Poi è cominciato la sua carriera in kart, ha dimostrato che e ha vinto tutto, e di lì dopo con Giovanni e io siamo andati a parlare con Toto Wuoto. Credo di aver visto in lui, abbiamo visto in lui, parlo al plurale, abbiamo visto in lui un qualcosa di diverso, che per fortuna abbiamo visto anche in qualche altro campione che poi ha fatto la storia del motorsport. È un ragazzo molto concentrato e io credo che abbia un grande futuro. Oggi dipende ovviamente solo da lui. Se lui fa e dimostra quello che sta facendo in questo momento, la sua strada è spianata e questo è un motivo d'orgoglio anche per AC Sport e per la federazione. Senti, anche il nostro amico Nunes ha sempre avuto parole di grande considerazione per Antonelli, raccomandandosi anche di tenerlo sereno, di non caricarlo troppo di pressioni o di aspettative, perché altrimenti rischi di far del male ad un giovane talentino. Per fare un paragone col calcio che tu conosci bene, noi sappiamo che i giocatori giovani talentuosi hanno diversi step di maturazione, dai 15 se vai ai 18 e devi restare a livello ai 21 e via dicendo. Nel motorsport, i giovani piloti, quando pensi che possono definirsi pronti come testa e come fisicità? Ma guarda, c'è un detto, il bel tempo si vede dal mattino. Devo dire che avendo fatto, frequentato entrambi gli sport, l'automobilismo è molto più completo. Già nell'automobilismo a bassa età si entra nella psicanalisi, si fa degli stage, della preparazione ai piloti che a 15 anni sono già bravi sia nelle interviste con la stampa, sia a gestire gli sponsor, sia a gestire anche l'emozione. È chiaro che, l'abbiamo sempre detto, uno su mille ce la fa, d'altronde i posti in Formula 1 sono 20, quindi è abbastanza giovane la media, per cui non è facile trovare un posto, però se uno si impone nelle formule minori e Kimi ha tutti gli stimiti per fare bene, io credo che abbia una buona strada davanti, non facile ovviamente, ma di facile nella vita non c'è niente. E noi come federazione, come scuola federale, contribuiamo a far crescere questi ragazzi. Ribadisco, sono due sport completamente diversi. Un pilota a 15-16 anni è quasi autosufficiente. È chiaro che ha il manager, che ha i genitori, che ha tutto, ma nei movimenti è autosufficiente, cosa che nel calcio, per esempio, io non l'ho vissuto. Ecco, quindi è una situazione completamente formativa diversa rispetto al calcio. In Formula 4 arrivano piloti che hanno già fatto 3-4 anni di gavetta internazionale. Kimi ha vinto l'Europeo, ha vinto tutti i titoli italiani, ha vinto tutti i trofei che c'erano nel kart, girando il mondo e in molti casi, non dico da solo, ma con un solo accompagnatore. Quindi ti formi e noi abbiamo il compito come federazione di formarli in modo particolare. Direi che è molto chiaro anche quello che sono le valutazioni che non possono essere mai gestite con superficialità per far crescere questi talentini. Silverstone, Giancarlo Minardi, una settimana fa ci hai detto: quando arriviamo nelle piste di un certo tipo, vedrai che torna lo spettacolo, il divertimento, l'incertezza, l'emozione. Sei stato non un buon profeta di più. Credo che anche tu, non so compatibilmente alle riunioni, quanto sei riuscito a vedere della gara britannica, sicuramente sei fra quelli che è stato, al di là delle situazioni che poi possiamo guardare sulla gestione Ferrari, però sei fra quelli che sicuramente è stato contento di vedere Carlos Sainz vincere la sua prima gara in Formula 1 in Ferrari e in una pista che è un po' una di quelle dove i piloti che vincono lì sanno e dicono un qualche cosa di importante. Ma io non ho mai avuto dubbi nei confronti di Sainz. Tu sai perfettamente che in passato io l'avevo offerto in Ferrari, nell'FDA, poi dopo la sua strada è stata diversa. Non avevo dubbi che potesse anche diventare un attore principale di questo campionato. È stato un po' sfortunato all'inizio, ha commesso degli errori, sta entrando nella gestione della propria vettura negli ultimi due Gran Premi in modo particolare, e qui ha fatto pole position in un circuito estremamente difficile, anche reso difficile dalle condizioni atmosferiche, e ha fatto una gara,
intelligente una gara alla Sainz. Quando è stato il momento perché Leclerc era più veloce, l'ha lasciato passare, ha accettato il jolly e ha costretto gli altri a venire dentro al box a cambiare le gomme. Una volta cambiato le gomme con le soft, l'ha fatto da padrone facendo giri costanti ma veloci. Per cui io credo che meriti questa vittoria. Devo anche però dire che Leclerc quest'anno è un po' sfortunato perché senza safety car, e io qui sono contro questa safety car per due motivi. Primo, perché comunque è stata fermata nel rettilineo in una posizione che non era pericolosa, ben visibile, quindi una volta messe le due bandiere gialle per evitare sorpassi e mettere sul chi va là i piloti, io credo che si potesse finire il Gran Premio senza regime di safety car. Seconda cosa, noi come scuola federale insegniamo a questi ragazzi fin da giovani cosa si deve fare. Ocon non ha fatto quello che il regolamento e gli insegnamenti gli vengono fatti. Lui si poteva fermare in una zona non pericolosa. Lungo il circuito, se voi vedete, ci sono zone tratteggiate di rosso sopra il guardrail. Lui ne ha passate due. E in quel momento lì lui poteva, a scatto libero, se, col motore rotto, perché si è fermato in una posizione che comunque per me non era pericolosa, ma che certamente poteva fare meglio e quindi evitare una safety car, perché è la seconda volta che questo va a inficiare il risultato finale. Detto questo, c'è anche da dire che non sono in grado di giudicare le decisioni Ferrari, o perlomeno se ascolto Binotto, lui dice che l'ha fatto perché se faceva entrare Leclerc gli altri non entravano. Io questo, del senno del poi, sembravi tutti a pigliare delle decisioni. È vero anche che in quel momento lì sono decisioni in termini di millesimi di secondo e probabilmente sarebbe successo così, cioè entrando Sainz tutti gli altri sono entrati e hanno fatto la caccia poi a Leclerc. Un Leclerc che per la seconda volta da primo diventa quarto, quindi capisco anche il suo nervosismo, anche perché ieri, come in altre occasioni, purtroppo sono stati buttati via dei punti importantissimi per quello che sarà il risultato finale. È anche vero che ieri il nervosismo di Verstappen, quindi vuol dire che è attaccato, anche lui commette degli errori, ci fa pensare che andiamo contro un bel finale di campionato. Molto importante sarà la gara in Austria, una gara dove l'anno scorso la Red Bull ha dominato e dove la Ferrari ha combattuto fino a un certo punto ad armi quasi pari. Oggi potrebbe esserci il contrario, cioè una Ferrari vincente con una Red Bull che potrebbe attaccare la Ferrari. C'è un'altra cosa positiva di Silverstone, il terzo posto di Hamilton, ma oltre il terzo posto che era stato fortunoso nella gara precedente, questa volta è stato un terzo posto guadagnato sul campo, sia nella qualifica e sia in gara, con prestazioni di tempo sul giro non lontanissime da quelle che sono state le prestazioni sia di Red Bull che di Ferrari. Questo la dice lunga perché può essere il terzo incomodo che anche l'altra volta abbiamo ricordato e potrebbe essere ancora più affascinante la seconda parte perché il prossimo Gran Premio sarà il giro di boa e quindi un giro di boa molto lungo, che può ancora cambiare tante cose in termini di punteggio del campionato. Giancarlo, due considerazioni veloci, poi ti salutiamo perché sappiamo quanto sei impegnato. Intanto, nella tua lettura della gestione dei box, sei stato tutto sommato chiaro, anche se abbastanza diplomatico, vado più duro. Così come diceva nel collegamento precedente a tuo, il nostro amico, grande amico Franco Nunes, la differenza su due vetture che in questo momento si distanziano veramente di pochissimi centesimi a livello di prestazione in queste prime 10 gare, la strategia sta facendo la differenza, cioè Red Bull anche ieri ha indovinato perfettamente portando Perez, che mi sembra in grande condizione fra l'altro, al secondo posto, la difesa di Binotto a fine gara non è stata molto credibile, già le due macchine non ci stavano. Chi fa le strategie di Ferrari? Tu sei stato per tanti anni un uomo da box e lì bisogna avere la capacità, un uomo da pit lane e bisogna avere la capacità di capire in fretta quello che c'è da fare. Giancarlo Minardi ieri cosa avrebbe fatto, per essere chiaro?
Ma onestamente ci vogliono tanti parametri in mano che io, seduto in poltrona, ieri addirittura ascoltavo la gara in macchina, hanno tanti parametri che io non ho. È fuori discussione che così, visivamente, col calcolo della macchinetta o del cronometro, i due cambi gomma avrebbero inficiato negativamente sull'uscita dei box di Leclerc o viceversa di Sainz, ma in questo caso doveva entrare prima Sainz, quindi avrebbe peggiorato la posizione e sarebbe certamente uscito dietro a Hamilton. Questo non del se e dei ma, ovviamente sono piene le fosse e tutti il giorno dopo sono bravi a discuterne. Non so quanto con le gomme, a parità di gomme, pur essendo la macchina Ferrari abbastanza veloce e competitiva, ma era comunque anche pesantemente nei problemi con l'ala anteriore, potesse recuperare su Hamilton e addirittura su Perez. Quindi, indubbiamente, oggi dai box, dal muletto dei box, hanno tante cose che ai miei tempi non c'erano, dal consumo del battistrada e quindi degli pneumatici, alle pressioni delle gomme, a tanti fattori e problematiche che in questo momento, che a miei tempi purtroppo o per fortuna non c'erano. Quindi non voglio fare diplomatico. Io probabilmente li avrei fermati tutti e due, perché la mia gara comunque era, come poi penso sia stato il risultato finale, su Verstappen. Quindi io dovevo guadagnare più punti possibili, perché continuo a dire che i 7 punti regalati a Misano, scusa Misano, a Imola, i punti regalati a Monte Carlo, forse anche un po' quelli regalati ieri, se anche non i totali per vincere, saranno molto pesanti a fine stagione. Ribadisco comunque che per vincere i campionati ci vuole anche fortuna, e anche ieri Verstappen, nonostante l'errore fatto e comunque avere rovinato la vettura, alla fine è stato fortunato perché è riuscito a portarsi a casa un 7º posto. Se la gara fosse stata, tra virgolette, non così drammatica, probabilmente il suo 7º posto era fuori dei punti. Ecco, quindi diciamo che il conto finale è dato da affidabilità, capacità e fortuna. E in questo momento Leclerc, però di solito è una ruota che gira, Leclerc in questo momento è stato molto sfortunato, perché in due occasioni il suo risultato è stato compromesso da fattori esterni, di cui uno, in modo particolare quello di ieri, io lo condanno. Direi che sei stato più che trasparente. L'ultima battuta, ti salutiamo Giancarlo, perché uno come te, che da sempre si batte per la sicurezza in pista, che è stato purtroppo spettatore, sofferente e triste del 1º maggio del 94, ieri ha visto l'ennesimo risultato positivo di quello che è l'investire in continuazione in sicurezza per le vetture, per i piloti nei circuiti. Zhou e Albon partiranno probabilmente a Spielberg. In altre situazioni saremo qui forse a raccontare la storia di cose che si potevano evitare. Salto un roll bar. Franco Nunes prima ha spiegato che, probabilmente, al di là di tutto, il trascinamento per un periodo lungo sullo sterrato possa avere un pochino minato la solidità della punta, della specie di pinna che l'Alfa Romeo usa come roll bar rispetto al triangolo classico. Però mi ha sottolineato il fatto che non dobbiamo definirlo miracolo, perché oggi di fatto è la risposta con i fatti del lavoro, dell'investimento, di quello che è la tecnologia, di tutto quello che si è fatto per garantire ai piloti sì la possibilità di regalarci dei soldi, ma salvaguardando bene il bene più prezioso che è la loro vita. La tua opinione? Ma la mia opinione innanzitutto sarà che la FIA dovrà analizzare e probabilmente aumentare quei famosi, credo, 17.000 kg, per cui il roll bar deve resistere sotto pressione. L'incidente di ieri è stato anomalo, perché c'è stato un trascinamento sull'asfalto per parecchi centinaia di metri, di conseguenza si è triplicato probabilmente il peso della vettura a una velocità che probabilmente era impensabile succedesse, però purtroppo il nostro sport is dangerous, e quindi non c'è mai una casistica di ripetibilità. Ma il mio pensiero di ieri, ancora una volta, per primo è dato a Ayrton, perché grazie a Ayrton
anche ieri si sono salvati minimo due piloti, uno in modo particolare il suo, ma anche l'incidente di Albon è stato un incidente molto meno spettacolare e meno cruento, ma molto duro, perché lui è andato nel muro a 200 e passa chilometri all'ora, quindi c'è una decelerazione e un impatto molto forte. E quindi le macchine di oggi, anche nell'ultimo step, ci hanno dimostrato che sono macchine sicure. Questo ci deve far riflettere, perché mai abbassare la guardia, mai abbassare la guardia, però abbiamo assistito ancora ieri che dopo la rincorsa, dopo quello che è successo il 1 maggio del 1994, ormai sono passati tanti anni, il motorsport ha fatto dei passi da gigante, la FIA ha imposto delle regole, qualche volta anche non volute, qualche volta anche criticate, ma che alla fine ieri e nel weekend, perché non dimentichiamoci l'incidente in Formula 2, hanno salvato minimo 3 vite, per cui grazie a Ayrton il tuo sacrificio non è stato inutile e sarai sempre presente sia nella nostra mente che nei nostri cuori. E penso che anche i piloti che ieri sono usciti indenne un pensierino ce lo facciano. Grazie Giancarlo, come sempre, grazie, preciso, profondo e competente. Se potrai, dopo Spilger, noi saremo contenti di averti ancora. Va bene, un abbraccio. Un abbraccio a voi, andiamo in pubblicità e poi ultima parte di Speed in vostra compagnia, sempre Made in Bo in Bologna. Eccoci qua, siamo ormai arrivati in fondo anche a questa puntata. Vi ricordo martedì 5 luglio è la prima puntata di un mese ricchissimo per quello che è il motorsport. Ovviamente la Formula 1 la fa da padrona, sono 4 le gare, una l'abbiamo vissuta con tutte le emozioni, le polemiche, le osservazioni che ne vengono fuori. Poi già domenica ci sarà Austria, poi andremo dopo una settimana di stacco a chiudere il mese di luglio con Francia e Ungheria, con una situazione molto molto delicata da gestire, perché potremmo trovarci che a fine luglio abbiamo un mondiale praticamente archiviato oppure completamente riaperto a tutto vantaggio della seconda parte di stagione a partire da Spa. Ma per andare a chiudere una puntata che con gli ospiti precedenti e la ricchezza di argomentazioni merita, penso e spero, la vostra attenzione, siamo andati sul sicuro. Un ospite che arriva per la prima volta, continuiamo il rapporto di collaborazione, di fiducia, di amicizia con il brand più importante nel motorsport italiano, che è sicuramente la testata di Autosprint. Abbiamo avuto il piacere di avere l'amico Andrea Cordovano una settimana fa, ma siccome Autosprint oggi è il figlio di due professionisti doc, oggi è la volta di trovare per la prima volta ospite mio, con tanto piacere, qui a Speed, l'amico Mario Donnini. Ciao Mario, buonasera, ti vedo.
Ciao caro Stefano, ciao, è un piacere mio, è un piacere della testata di Autosprint, del nostro gruppo, in particolare ritrovarti è sempre veramente un momento lieto, un'occasione carina e simpatica, quindi. Mi fa tanto piacere Mario, ti vedo bene. Devo dire che tra l'altro, adesso noi entreremo subito in quello che è il discorso Formula 1, ma io e te eravamo proprio assieme un anno fa a Maranello quando è stato premiato Leclerc al trofeo Bandini nel 2021, anche se il premio era legato al 2020, dove chiacchierammo assieme nella sala dei trofei con l'esclusiva del mondo Ferrari. E si guardava con ottimismo. Tu esprimesti dei giudizi molto molto positivi e importanti su Leclerc in un anno particolarmente poco bello come era stato l'ultimo biennio, ma ci si ricordava dei due successi della sua prima esperienza in Ferrari e tu hai detto chiaramente che nel giovane Monegasco le stimmate del campioncino le vedevi forti e chiare. Allora, siamo alla decima gara della stagione 2022 disputata. Due tuoi amici e colleghi importanti come Minardi e Nunes ricordavano anche nelle settimane precedenti che se venivamo da un paio di gare tutto sommato noiose, vedi Monte Carlo e il Canada, la seconda parte di stagione con l'arrivo di certe piste che tu conosci bene da sempre avrebbero riportato entusiasmo, spettacolo, emozioni, polemiche. Direi che Silverstone apre il mese di luglio, che dicevo io in presentazione, potrebbe anche essere determinante o quasi, all'insegna del top dei top. Una bella gara, la Ferrari la vince, prima vittoria di Sainz, Leclerc la perde, non si capisce bene per colpa di chi. Verstappen, come al solito, fra virgolette, riesce a salvarsi. Red Bull dimostra di essere in questo momento la regina al muretto perché con una strategia fantastica porta Perez da ultima posizione ad arrivare secondo. Credo che Mario abbiamo mille e più argomentazioni da valutare. Vuoi partire da dove vuoi? Ma guarda, io parto nella maniera più semplice, caro Stefano, e dico una cosa non smentibile. Cioè, tutto quello che è successo a Silverstone in questo momento ci fa vedere rosso come dei tori, nel bene e nel male, nella polemica e nella festa. Però c'è un dato di fatto che dopo i primi giri se n'è andato Verstappen con una Red Bull che aveva un passo gara inavvicinabile. E se Verstappen non prende la scheggia di carbonio che gli riga, gli squinterna il fondo e gli manda a farsi benedire l'equilibrio complessivo della macchina, il Gran Premio lo vince la Red Bull con un vantaggio, non dico abissale, ma importante. Quindi stiamo parlando di tutta una serie di cose che nascondono l'unica morale, l'unico dato di fatto vero, che la Red Bull e Verstappen stanno davanti a tutti comunque. Questo io ci terrei a dirlo perché non è che ha avuto una sfiga d'affidabilità che ha colpa la Red Bull o ha avuto una sfiga perché ha colpa il pilota. Cioè uno che piglia una microscheggia di carbonio che ti manda a ramengo il fondo non ha nessuna colpa. Quindi di passo la Red Bull era e sarà davanti, almeno per ora. Quindi questo è il primo punto che mi sembra poco noto perché vedo tutti sbilanciati sulla Ferrari. Invece io credo che in questo momento, paradossalmente, Silverstone ha ribadito la supremazia della Red Bull, sfighe a parte. Quindi nella giornata in cui Perez fa bene, ma Verstappen ha un po' di sfortuna, giustamente come ti ho sottolineato, la Ferrari fa primo e quarto, la Ferrari vince la terza gara stagionale, ma tu dici, ragazzi, non dimenticatevi che le altre sette la vince la Red Bull. E questa la vinceva se non beccava la scheggia. Poi ti dico una cosa, è chiaro che bisogna parlare di Ferrari, di Sainz e di Leclerc. E su questo hai ragione. Io ti dico subito, la faccio breve e non utilizzo le parole per nascondere le idee, faccio il contrario. Dico che Sainz ha avuto una grande fortuna all'interno di una gara bellissima che ha disputato. Sainz ha fatto vedere che ha due palle al titanio quando alla seconda partenza, che è stata poi la primavera, ha stretto contro il muro Verstappen, perché per stringere contro il muro Verstappen bisogna che hai una personalità, bisogna che hai un carattere e in quel momento una capacità e una voglia di vincere che automaticamente se poi vinci la gara te la sei meritata solo per quei 300 metri lì. Quindi chapeau.
Però ti faccio la domanda su questa cosa qui, perché io l'ho sottolineata, questa doppia partenza diversa di Sainz. Mi verrebbe da chiederti, ma per essere quello che tu dici, e quello che deve essere un pilota vincente, doveva essere così alla prima partenza. Guarda, hai ragione, ma e ti dico anche un'altra cosa, si è talmente poco piaciuto alla prima partenza che si è detto adesso magari l'attacco contro il muro, ma quel Sainz lì non voglio esserlo più, sarò un altro Sainz. Poi nella vita, guarda, c'è chi fa tutto e bene dal principio e sempre bene, e c'è chi fa tesoro di un errore per cercare di migliorarsi. Credo che Sainz si è dato da solo una lezione e l'ha imparata e l'ha rimessa in atto. E come dire, è stata una specie di secondo Chuck al cinema, no? Esatto. La prima non è stata buona, giriamo la seconda, è venuta una recitazione imperiale, imperiosa anche. E Direi il pilota più. assolutamente di sì, e questo conferma che il ragazzo il talento ce l'ha, magari deve trovare quella continuità che non sempre ha fatto vedere. Ma vista Vero. la tua capacità di valutare da destra e sinistra a 360 gradi, allora ti faccio una domanda secca: le tre coppie delle tre squadre davanti, qual è la coppia più completa? E secondo te, in questa situazione qui, quali sono i due piloti più bravi ad adattarsi all'evoluzione delle vetture? Quindi parliamo Leclerc, Sainz, Russell, Ah. Hamilton, Verstappen, Perez. Qual è la lettura e la classifica di Mario Donnini? Guarda, forse io dico che sono tre coppie completamente diverse, però da un punto di vista di capacità, se le sommo, io vedo che quella Ferrari non ha nulla da invidiare alle altre. Quindi nella peggiore dei casi fa pari, nel migliore dei casi è davanti la Ferrari. Una coppia che ha due piloti in grado di lottare per il mondiale e di portare comunque a casa il mondiale costruttori, ce l'auguriamo perché manca anche quello da un po', però ha poi un altro problema. Allora, la gestione di un team deve, secondo te, sempre dar chiarezza e far chiarezza prima guida, seconda guida, o liberi di combattere, come abbiamo sentito anche ieri nella prima parte di gara, secondo te è un boomerang? Guarda, io ti do un'opinione che non è né più che nemmeno che una semplice opinione, però io dico questo, tu mi hai fatto prima una domanda, mi hai detto qual è la coppia più forte, ti ho detto guarda, la Ferrari non è seconda a nessuno. Probabilmente se guardiamo la più forte in assoluto, forse la Red Bull magari non sarà la più forte, ma è la più efficace perché ha due bestie da corsa e ha una macchina meravigliosa. Però c'è un problema che tu hai adombrato e hai centrato già facendo la domanda, che è quello della gestibilità. Cioè Esatto. non serve a niente avere la coppia migliore se non la riesci a gestire. Cioè se tu non hai. Cioè, se tu ti ritrovi a casa con un aspirapolvere fantastico, però non sai come si accende, evidentemente casa è sempre sporca. Ora, se tu hai una coppia di piloti fantastici, ma non riesci a gestirli, cioè non ti danno ascolto, fanno come dicono loro, evidentemente fai fatica e rischi senza dubbio di compromettere il mondiale piloti e quello costruttori pure, perché tra un po' cominceranno a litigare in pista. Io credo che una Ferrari che ambisce al mondiale piloti, oltre a quello costruttori, non può assolutamente esimersi dal definire delle gerarchie, altrimenti o sono capaci tutti e due a vincerlo, e questo sarebbe fantastico, però non capita, non capita mai, non è mai capitato che due ferraristi si giocassero il mondiale la stessa gara. È capitato con Philill e von Trips a Monza 61. Ma voglio dire che poi è finito tragicamente, tra l'altro, ma non per quello, era destino. Però voglio dire, battezzi uno e poi dai una mano a quello. Dopo 10 gare bisogna fare così. Se tu dopo 10 gare non hai ancora battezzato uno, c'è qualcosa che non va. A me, io quello che ho visto non mi è piaciuto. Perché al di là di tutto vedo un Leclerc che non viene utilizzato come punta di diamante, non viene utilizzato come centravanti. Vedo che l'altro corre per se stesso più che per la Ferrari. In parte lo capisco perché dopo 150 gare ancora non hai vinto, è chiaro che la scimmia sulla spalla vuoi vincere a tutti i costi. Però io vedo una grande confusione. Vedo un muretto che fa fatica a spiegare a uno e all'altro ciò che deve fare. Vedo un muretto che non vuole perdere Sainz perché non gli vuole far capire che è un secondo. Nello stesso tempo non vuole far stravincere Leclerc. Però io
un team è sposato non con un pilota, ma con due. E la parità, se vuoi vincere il mondiale con uno, non puoi averla con tutti e due. A un certo punto della stagione bisogna fare delle scelte. Se non faranno delle scelte, la pagheranno cara. A me Diventa pare. si, Dimmi. me, si mette a rischio, come dicevi tu giustamente, quello che è l'obiettivo finale. Quanto può essere forte, qui parliamo di gestione politica interna, la componente o il peso specifico di certe situazioni legate alla Spagna? Vedi sponsoring, vedi responsabile della strategia, vedi l'impatto di Sainz che sono già diversi anni che è lì. Cioè, sembra quasi a volte, questo può essere un po' anche la domanda del tifoso da bar, ma noi cerchiamo di assumere e di riassumere un pochino tutto, quasi come se Sainz, che è evidentemente, secondo me, leggermente meno forte di Leclerc, avesse però, come si può dire, uno status simbolo interno di uomo di grande spessore. Ma guarda, tu hai fatto una domanda suggerendo la risposta, e se fossimo di fronte a un pubblico ministero, a un giudice, il giudice ti bloccherebbe dicendo che devi riformularla, Eh perché sì, eh. mi costringi a darti ragione, ma io ti avrei dato ragione anche se non la volevi, nel senso che Sainz è uno molto più forte di quello che sembra politicamente alla Ferrari, ma anche per un motivo che aggiungo, che è semplicissimo. Leclerc è comunque una scelta, un frutto della scuola Marchionne. E Sainz l'ha preso il presidente Elkann. Quindi evidentemente è chiaro che oltre al fatto che porta dei bei soldini spagnoli, tra l'altro, che non fanno scomodo, è evidente che c'è proprio questo tipo di importanza, no? Mario, ripristina il video se dipende da te, se no lo chiedi ai ragazzi. In questo momento abbiamo la voce, forse tu mi vedi, mi senti, io ti sento solo. Comunque continua pure a parlare, andiamo a Allora, aspetta cercare. che cerco di ritornare se c'è qualche tasto che posso spingere. Proviamo, eccolo qua, Ecco, perfetto, molto bene, perfetto. molto bene. Sono Vai pure tornato, non ho avanti, capito qual Mario, era scusami. successo. Comunque, voglio dire, Sainz è molto forte politicamente perché è comunque una prima scelta del presidente Elkann. Quindi, come tale, mi verrebbe tanto da dire che è chiaramente uno che è ben messo nel team. Poi il team non lo vuole perdere, non lo vuole barrichellizzare. Perché poi avere un Neo Barrichello nella squadra significa che il giorno in cui invece che chiedere di decelerare, gli chiedi di accelerare, non lo fa. Quindi stanno cercando, io lo capisco, che sia dal punto di vista politico che agonistico, lì capisco Binotto, capisco, però insomma a un certo punto bisogna nella vita, bisogna prendere moglie a un certo punto, non puoi avere moglie e amante contenti tutte e due. No, impossibile. Cioè, se vuoi vincere il Mondiale Piloti, ripeto. E io ieri ho visto una Ferrari ancora in cerca d'autore, un personaggio in cerca. Cioè, bisogna avere personalità, bisogna avere forza dal muretto, bisogna sapere quello che si vuole. La Red Bull, quando a Perez gli dice levati dalle scatole perché arriva Verstappen, e guarda che Verstappen è più veloce di Perez, non ha bisogno degli aiuti del muretto. Solo che in quel momento. Al secondo pilota si dice una cosa molto importante: levati dalle scatole perché se ti metti davanti perdiamo 2 o 3 secondi e mi distruggi la corsa. Esatto. Ieri a un certo punto Sainz stava davanti e faceva una gran fatica a riconoscere che l'altro era più veloce. In quel momento hai perso 2 o 3 secondi che alla fine sono stati determinanti. Quindi non ha colpa Sainz, però nello stesso tempo lui continua a tirare acqua al suo mulino. Non è una cosa accettabile. Poi non è neanche accettabile che Leclerc si ritrovi a Monaco e qui 2 Gran Premi buttati via semplicemente perché ha corso al massimo, ha corso da Dio, è stato premiato da Chiriquetto. Non va bene. Direi che il tuo è un pensiero che è condiviso da tantissimi in questi giorni qui e credo che sia assolutamente condivisibile in generale per la tua lettura, per la competenza e anche per quello che noi stiamo vedendo. Andiamo verso la fine di questo spazio che abbiamo potuto ritagliarci con te, grazie alla disponibilità tua e di Autosprint. Facciamo un excursus un attimino generalizzato. Ti chiedo se le 10 gare che abbiamo guardato, quindi questo primo parziale periodo stagionale, se ti soddisfa, se i regolamenti ti piacciono, se le gomme da 18 hanno cambiato qualcosa, se queste macchine che in certe piste, vedi Monte Carlo, sembrano più dei camion che delle Formula 1 ti soddisfano, se il livello dei piloti è giusto rispetto a quelli che tu hai conosciuto nel tempo come me.
se ci sono, secondo te, dei correttivi fondamentali che vanno oltre o ad affiancare la necessità di spettacolo di Liberty Media. Guarda, cercherò di essere abbastanza sintetico. Io fino adesso sono abbastanza contento. Peggio ancora, Marc Genè, praticamente a un certo punto da un certo punto della trasmissione, da un certo punto di vista, non sapeva più neanche cosa dire. È stato zitto. E questo non va bene perché bisognerebbe avere comunque qualcuno che il dibattito lo crea, lo stimola, o dice il giusto, o dice lo sbagliato. Però ieri Genè, in parte lo capisco, che era in una posizione imbarazzata, un pochino imbarazzante, proprio perché uno pagato, facente parte della Ferrari, anche una bella persona, un bel professionista, un bel pilota, in una situazione abbastanza imbarazzante come quella, non sapeva neanche cosa dire. Io un'altra cosa che cambierei, metterei o aggiungerei una voce, insomma, creerei un qualcosa che facesse sì che chi è parte in causa non può commentare in diretta, aggiustarsi o rimettersi a posto le cose che vede succedere. Magari ci vorrebbe un arbitro che non ha la stessa maglia di una delle squadre che sta giocando. È una delle critiche che spesso sentiamo nei confronti di Sky, è una delle cose che tu, che sei esperto e da tanti anni in questo mondo, sai che è sempre stato un po' così, una delle critiche più o meno silenti fatte al mondo Ferrari, perché c'è ovviamente una globalizzazione di interessi attorno al brand più importante al mondo che Certo, l'Italia ha, perché sappiamo certo. tutti che la Formula 1 senza Ferrari non sarebbe Formula 1, ma sappiamo anche quanto questa situazione ha poi creato situazioni particolari di tutti i tipi, da quelli sportivi, tecnici, da quelli sponsoring, anche ad altre situazioni che io conosco molto da vicino e tu hai già capito di chi parlo, che sono figlie di una situazione dove tu hai comunque un polo accentratore al 100% che chiaramente poi va a creare anche quelle sinergie o quei disservizi di cui tu stai parlando. Senti, Guarda, prego. se Stefano, ti dico una cosa, guarda, ti rispondo per darti ragione, però ti dico una cosa, a volte la miglior difesa che si può fare nei confronti di... Riattacca il video, eccolo qua, Sì, vai. sì, sì, sì. La miglior difesa che si può fare nei confronti di un marchio non è essere di quel marchio. No, no, Quindi anzi. magari mettendo qualcuno che non è della Ferrari e comunque difende la Ferrari, magari la Ferrari è difesa ancora meglio. Però sarebbe bene creare un minimo di dibattito, un minimo di pluralismo anche in diretta, perché a volte si ha l'impressione che il tutto sia un pochino addomesticato, un pochino imbavagliato, un pochino gestito dall'alto. E sai, se questa è siamo nel periodo del 2 o del 3.0, della democrazia, della partecipazione, dell'interazione, io non voglio la visione mosaico, voglio la visione dialetticamente mosaico, che mi permetta di dire, fare, baciare lettere e testamento, insomma, Sono non che parla soltanto uno, ecco. d'accordissimo con te, Mario. Io terrei questi ultimi 3 minuti che sono tutti per te, perché mi piacerebbe che quelli che ancora non lo sanno, e penso siano pochissimi, non solo Mario Donnini è un ottimo giornalista, ma è anche un ottimo scrittore con tantissime opere alle spalle, tante sulla Formula 1, qualcuno, vedi quello su Mohamed Ali, anche extra Formula 1. Con una penna particolarmente frizzante e sembra quasi il piacere di scrivere. Sì, hai capito tutto. Io penso una cosa, penso che scrivere è una cosa meravigliosa, raccontare delle storie e avere della gente che ti ascolta è uno dei grandi piaceri della vita e insomma farsele raccontare, che siano storie belle o ben raccontate, è un altro dei grandi piaceri della vita. Io penso che abbiamo una grande fortuna, Stefano, a far parte della comunità del motorsport, perché è un mondo ricco di uomini, di storie, di leggende, di episodi, di varia umanità, che fanno sì che riusciamo a tornare a essere bambini proprio perché riusciamo ad essere bambini nel mondo del motorsport, proprio perché riusciamo ad avere queste favole che accadono, che si svolgono anche in diretta. Quindi per me è un grandissimo privilegio e amo la parte del motorsport, non solo quella dei grandi marchi, della Ferrari, della Lotus, piuttosto che di Jim Clark o Gilles Villeneuve, Ayrton Senna. Mi piacciono, manzonianamente parlando, anche gli ultimi, anche quelli che lottano nelle ultime file, che facevano fatica a qualificarsi. Insomma, io credo che la nostra sia una grandissima civiltà, sia di auto che di moto, che di sidecar, da corsa, due, tre, quattro ruote, sei anche se ci mettiamo la Tyrrell. Esatto.
E quindi io penso che abbiamo avuto una grande prerogativa e un bel regalo, quello di avere una vita lunga e soprattutto molto larga, perché siamo riusciti a restare bambini pur invecchiando grazie a uno sport meraviglioso. Ne faccio parte cercando di fare quel che posso, sono in ottima compagnia con professionisti appassionati e preparati come te, speriamo di continuare così e di essere sempre più vicini ai gusti della gente. Mario, tu hai scritto un'altra pagina importante. Abbiamo il privilegio di amare uno sport che è di livello alto. Io mi permetto di dire questo perché alla fine, se tu lo frequenti con continuità, ti arricchisce in maniera importante, ma ti mantiene importante il concetto dei valori etici, perché in questo mondo qui poche volte assistiamo purtroppo a esternazioni eccessive, forme di fanatismo da tifosi. Cioè, la Formula 1, il motorsport in generale, secondo me, è seguita da persone che sono abituate a pensare prima di parlare ed è questa una cosa che ci accomuna un po' tutti, ma ci arricchisce tutti. Spero di sentirti presto, ti richiamerò, sicuramente ci vedremo a fine agosto al Minardi Day. Forza Mario e sempre grazie ad Autosprint. Grazie Stefano, un abbraccio a te, ai tuoi colleghi, alla tua rete, un caro saluto, a presto e speriamo con belle notizie. Ciao Un saluto. Mario, ciao, buona serata, noi continuiamo, anzi siamo in fondo, a questo punto qui finisce qui la puntata di martedì 5 luglio, poi ci rivedrete domani pomeriggio alle 14, ci rivedrete se avrete voglia anche giovedì sera alle 21.30, si archivia quindi una puntata che è stata prevalentemente dedicata alla Formula 1, grazie a Nunes, grazie a Giancarlo Minardi, grazie all'amico Donnini. Abbiamo così la fortuna, devo dire proprio la fortuna, lo dico sinceramente, di avere delle persone, degli ospiti che sono amici, ma che sono soprattutto professionisti incontestabili per competenze, esperienze, serietà e approfondimento. Quello è quello che io cerco di fare, di portarvi persone che quando parlano di motori vi possano arricchire, sappiano cosa dicono e soprattutto vi tengano compagnia. In questa ora, quasi ora e mezzo, che la redazione, che l'editore Giovannini, che lo staff dirigenziale di Medimbo e dei tecnici mi hanno concesso per stare in vostra compagnia. Grazie di tutto, buona settimana, ci vediamo martedì prossimo.